Un hackathon è una maratona per menti creative, per l'innovazione. Si prendono le migliori menti nel campo della programmazione, web design, tecnologica, imprenditorialità e le si mette tutti assieme per un dato periodo di tempo, in questo caso 72 ore, perché forniscano delle risposte, delle soluzioni a delle questioni come la sostenibilità nel cibo, il food and tech, la sostenibilità energetica. L'Expo Innovation Challenge è un progetto per l'innovazione e la costruzione di startup, ovvero inizia con un hackathon, 72 ore di hackathon, durante le quali i partecipanti partono da dei problemi già reali nel campo food and tech, agritech, energie rinnovabili, eccetera, e sviluppano delle soluzioni, dei prototipi che possano risolvere queste problematiche. Le idee migliori vengono scelte da una giuria e possono vincere in premio 20.000 euro in seed funding e 6 mesi di incubazione nei principali hub europei. Gli obiettivi di questa hackathon è di trovare soluzioni reali a problemi concreti. Quindi noi ci aspettiamo innanzitutto tantissima creatività, un tasso di innovazione molto alto, soluzioni che siano scalabili, che sia possibile farle crescere e trasformare in startup pienamente funzionanti. Questo evento ci è venuto da un precedente evento che avevamo fatto a Dubai per appunto favorire la crescita delle startup. Ci siamo portati tutto il nostro bagaglio di collaborazioni, contatti, sponsorship, tra cui anche DAFSA, che è la free zone dell'aeroporto di Dubai, nostro primo sponsor in questo evento, e abbiamo replicato il modello durante Expo per lasciare un'eredità su quello che sono le tematiche. Infatti al tema nutrire il pianeta, energia per la vita, noi abbiamo abbinato un'attenzione sulle tecnologie green, sull'agricoltura, la sostenibilità. Quindi il nostro scopo è quello di prendere le tematiche di Expo e sviluppare delle start-up funzionanti ed efficaci, innovative all'interno di queste tematiche. Quello che piace molto ai nostri partecipanti di questi progetti è che solitamente le hackathon sono molto belle, sprigionano molta creatività, però fanno un po' fatica ad avere un seguito, un'attrazione. Invece con un modello di questo tipo i partecipanti sanno che se entrano con un'idea e l'idea è valida, lavorano o riescono a dare una soluzione concreta a un problema, questa idea molto probabilmente si potrà tradurre in una startup, potrà ottenere finanziamenti, potrà essere sviluppata nelle migliori strutture e dopo 6 mesi potranno fare pitching davanti ai principali VC e PI d'Europa, del mondo.